avevo deciso di intervistare Mario Pirani, mi ero chiesto se dopo il suo libro, che lui pubblicò nel 2010, Poteva andare peggio, in cui lui ripercorre le storie della Repubblica Italiana, mi ero chiesto se dopo questo romanzo c'era lo spazio per un'intervista. In realtà il suo libro si conclude con la nascita del giornale La Repubblica, di cui Mario Pirani è stata una delle penne più brillanti e forse anche più caustiche, per cui sono arrivato alla conclusione che avremmo potuto scrivere insieme un romanzo televisivo con la sua intervista negli anni successivi, un po' riprendendo le fila del suo romanzo e sviluppandolo fino all'oggi. Credo che un altro aspetto significativo è che grosso modo dobbiamo vedere un po' le cose dal punto di vista biografico. L'esperienza di un giovane comunista che diventa comunista, un'esperienza in cui cercavo di capire attraverso di me perché, prima perché avevamo aderito, e dunque capire queste ragioni. Poi perché ne eravamo usciti e perché questo ci era costato tanto. L'abitudine a razionalizzare e a rendere gli elementi del discorso politico e di quello personale omogenei, comprensibili e rispondenti alle azioni, rendevano l'opera di autoliberazione molto difficile, perché si scontrava con molte cose, con la presenza, la solidarietà, e da un lato la solidarietà, dall'altra la prontezza della condanna di fronte a queste cose. Allora ti trovavi ogni volta, cioè quello che tu dici, la condanna se uno si staccava, sì, o se criticava, diciamo... No, se criticava molto meno di quanto si dice. La critica era abbastanza sopportata quando non portasse un'adesione di masse contraria. Quello che non era sopportato era appunto l'opposizione, la politica del partito diventasse un atto politico concretamente, insomma, fatela breve, uscì dal partito. I miei compagni chiesero dell'unità, chiesero una assemblea per condannarmi, ma alla fine ci rinunciarono perché Pajetta disse non è il caso di tornare ancora alle condanne, era finendo l'epoca di Khrushchev. Però da allora passarono molti anni perché io riacquistassi anche quella fiducia personale, perché subentrò quel periodo. Io ricordo, stavo in treno con Antonello Trombadori e Fabrizio Noco, che erano stati due, diciamo, grandi compagni, capi della resistenza, amici tra di loro, facevano la clandestinità assieme. Qualche anno dopo mi ritrovo in treno che non si parlano. Quello che ti ha spinto nella vita è fare il tuo percorso
come mantenere una tua coerenza individuale, anche se questo costava delle sofferenze, degli scontri, delle critiche e al limite anche delle scomuniche. Sì, soltanto per quando queste, diciamo, venivano dalla borghesia, cioè da mio padre. Io ricordo che lui mi invitava al Grand Hotel per il sabato sera. Io andavo al Grand Hotel, cominciavo a mangiare. Alle prime battute di mio padre mi incazzavo e il metro Lodigiani mi dice: ma signorino, cosa fa? Mi aveva visto lì da ragazzino, ma mangia da soli, io stai zitto tu. E lì avvenivano queste scene delle mie uscite. Fu anche sorretto da un ibris abbastanza notevole. Io andavo verso il mondo, verso la libertà, e costi quello che costi, tenendo conto, per fortuna mia, che questo avvenne sul declino dell'epoca togliattiana, quando gli aspetti razionali prevalsero nel partito. Il senso del tempo, che impressione hai? È più lento, è più rapido rispetto a prima? Se il tempo è più lento o più rapido, non so. Quello che è che io fino a un anno fa pensavo la mia vecchiaia in termini più positivi, cioè nel senso che leggere, scrivere, elaborare mi erano ancora permessi. Adesso questo è molto rallentato, soprattutto sento il peso della malattia, la difficoltà ad affrontare un corpo malato e condurlo anche a leggere un libro diventa faticoso. Questo ha reso diversa la mia vecchiaia da quella che mi aspettavo. Quando ho intervistato Mario Pirani, era reduce da un ricovero ospedaliero. Lui era stato male e aveva avuto anche durante il ricovero una brutta esperienza dell'assistenza dell'ospedale e purtroppo dopo poco tempo dalla nostra intervista Pirani ci ha abbandonato. Io sono stato ricoverato in seguito a un trauma evidentemente di tipo, non so se fosse uno svenimento, sì. Cioè sarebbe quella che si chiama la tia. Che è un piccolo svenimento legato a un'ischemia cerebrale. Via via che affrontai questa esperienza mi accorsi come in uno spazio di qualche anno la concezione del rapporto con i malati, soprattutto con i vecchi, era profondamente modificato ed era scomparsa quella solidarietà, se vogliamo, popolare tra infermieri, aiutanti, eccetera, che aveva un po' sostituito le monache, permetteva di andare avanti con quei fastidi
quelle mancanze inevitabili. Invece c'era come un rovesciamento dei ruoli, per cui quello che contava loro era che non fossero disturbati, perché il loro organigramma è ristretto. Pretendevano che io non solo accettassi di stare immobile, ma appena protestavo mi diedero un letto con le pareti, col contenzioso, con le sbarre. Ti avevano alzato sì, lateralmente le sbarre. Lateralmente le sbarre. Per non farti muovere. Per non farmi muovere. Cosa che... E quando io cominciai a gridare, questo suscitò le loro proteste, non le mie. E dicendo che non dovevo rompere i coglioni, che non avevano tempo di occuparsi della mia merda e che c'era il pannolone, sì. Potevo usare il pannolone invece di andare sì. In bagno. Sì, usare il pannolone quando sarebbe passata l'infermiera avrebbe pulito. A questo punto io riconosco di essere andato fuori di testa. Comprensibilmente. Insomma, se ne facendo tutta lunga, dopo un po' di giorni di tira e molla, si poteva andare verso una uscita possibile. Invece tirarono fuori che queste mie manifestazioni erano manifestazioni di schizofrenia. E dunque, o forse di demenza. Di demenza. Sì. E a quel punto mi dettero questi farmaci pesantissimi, neurolettici, in fiale, endovenose. Sai, sì. Come si, quando io uscii ebbi l'impressione di essere stato liberato, cioè da qualcosa che non avevo mai subito. La fine della indignità dell'individuo, delle minime esigenze, di essere così soggetto non ai capricci, ma proprio le prepotenze ormai di un personale esacerbato dal fatto che con i tagli sono rimasti pochi, ma e che non giustificava un loro comportamento di questo tipo. Di fatto quello che viene colpita l'identità e la dignità delle persone, che è terribile. È terribile, e anche la possibilità di comunicazione, perché io quando non c'era Claudia potevo urlare come un pazzo, non ti dava retta nessuno. Non c'è dubbio. Io non sto a scocciare un per caso, no? Sì. E questa è un po' l'esperienza mia, di cui avrei fatto volentieri a meno. Tu che impressione hai di aver percorso, diciamo che la tua storia personale in qualche modo, perlomeno negli aspetti più rilevanti, si è conclusa, o invece pensi che la tua storia andrà ancora avanti? Io penso che si sia conclusa, perché non ce la faccio a svilupparla. Molti mi chiedono di continuare questo libro, ma io non me la sento. Nel corso della tua vita sei passato attraverso varie fasi. Allora, mi chiedo come l'io dell'infanzia, l'io dell'adolescenza, l'io dell'età adulta convive con il tuo io attuale. Io vissi l'idea, vissi l'io dell'adolescenza e della prima giovinezza con un senso anche eccessivo del peso che aveva, della difficoltà di trovare una strada idealmente soddisfacente, gli approcci alla religione che non sboccavano poi su niente. E nel periodo fascista poi
la difficoltà di trovare una strada in un mondo che però, il vecchio mondo dei professori dell'Aquila o di Pescara, era però proficuo di frutti, perché ti davano il senso della vecchia educazione borghese, che era molto importante. E io attorno alla lettura precoce di De Santis, di Croce, mi feci tutta un'idea molto più avanzata della cultura e dell'importanza che aveva. Con quali occhi hai imparato a guardarti? Esistono in te delle zone opache o oscure? Io direi di no. Direi che c'è una zona di scetticismo che ha cominciato a depurare l'animo suo, no, scetticismo elementare, e di assorbire l'ineluttabilità con cui ti trovi a che fare di fronte a una serie di eventi, anche spiacevoli, ma non trarre da questi un senso di inutilità. L'amore ha avuto un peso decisivo, da cui alcune amicizie, alcuni amori, per i quali io a volte mi imbattei fino al punto di ricostituire delle rotture. Era meglio rischiare una rottura che accomodarsi. Cosa non banale, perché molti lo dicono, non lo fanno, perché è molto, è una sofferenza forte, è un senso di lacerazione ulteriore in una vita in cui io cominciavo a stare attento alle lacerazioni. E l'altro fu l'amicizia, che fu molto accompagnata dal senso che ero amico del genere del dissidente. Ero più portato a sentire la sua pena, la sua passione, che la predica del buon compagno. Per cui ho avuto alcune amicizie forti. Che cosa ti fa paura oggi? La malattia fisica. La malattia fisica. E ti capita di sognare? Molto. Sogni molto? Molto. In questo periodo, prima di ammalarmi, ebbi un periodo di intensi sogni, in cui mi veniva, ma scoprivo città mai viste, luoghi di fantasia, e ne uscivo con una grande allegrezza. Poi sono stato male, la cosa è finita, ma denotano il mio rapporto col sogno. Io desidero il sogno, e desidero, come dire, sogni di esplorazione, sì, di scoperta, diciamo, sì, di nuovi mondi, del mondo, sì, che forse è una tua caratteristica, sì, no? Ma quella, però la mia caratteristica è, siccome essendo legata a un certo razionalismo, sogni cose che non puoi fare, cioè viene anche la verifica. Devo dire che erano bellissimi sogni. Ho visto bellissime città. A colori? Sì, a colori. Avrebbero fatto la gioia dei miei analisti. Immagino. Nel corso della vita, come ognuno di noi,
avrai avuto perdite, perdite di persone a cui eri legato. Quanto sono presenti dentro di te? Le perdite vanno ben separate. C'è la perdita di una persona con cui un rapporto finisce, che ha un carattere. E c'è la perdita della persona cara, che è una cosa tutta diversa. Non c'è dubbio. C'è un valore grande della perdita della madre, per chi ha dei rapporti molto, come ti posso dire, socratici, molto belli. Io ho sempre avuto dei buoni rapporti, dei bei rapporti. Sì. Avevo un solo antagonista, insopportabile, che era mio padre, persona carissima, vecchio liberale, che mi insegnò molte cose allora con le sue critiche. Io ricevi più tardi. Ma questo è abbastanza tipico. Sì. Quando uno è adolescente o giovane, sì, non se ne rende conto. No? E poi uno negli anni ritrovi in te i tuoi genitori. Sì, sì. Hai dei rimpianti per qualcosa che non hai fatto e non hai realizzato? Ma mi sarebbe piaciuto compiere la mia esperienza dirigendo un giornale. Così non è stato. Beh, tu sei stato direttore di un settimanale. Sì, sì. Dell'Europa per un certo periodo, insomma, mi sarebbe piaciuto essere l'erede di Eugenio. Siamo sinceri. Un giornale che fosse basato sulla politica, sulla cultura, sull'economia e non tanto sulla cronaca, la grande cronaca quotidiana. Essere qualcuno che portava avanti un disegno nuovo, fino a quando e fino a dove, non lo so, ma in ogni modo questo non è stato. E io però per tutto un certo periodo, poi molto, il mio impegno era libero, molto privo di schemi, di ordini, sentivo la stima di Eugenio e viceversa, ed ebbi molte soddisfazioni nelle cose che scrissi. Ormai ero diventato un giornalista affermato, avrei potuto su quello vivere. Purtroppo neanche questo si è avverato. La ristrutturazione della Mondadori, le decisioni che hanno investito il rapporto tra proprietà e giornale hanno praticamente annullato un capitale che non riguarda solo me, ma anche gli altri giornalisti, di questo lascito che il giornalismo italiano stava per lasciare, aveva creato attorno alla, prima alla formazione del giornale e all'insegnamento di collaborazione che noi più anziani cercavamo di dare. Bisogna tener conto che Repubblica è un giornale di anziani, che attorno a dei giovani crea il giornale ideale che può fare, molto, molto lontano dai tuoi ideali per un po' di tempo, però in cui qualcosa c'era, di scrivere delle cose anche lì, dove verità e razionalità si accompagnassero e assumessero in fondo un senso morale.
hai ancora progetti che vorresti realizzare? Tu prima parlavi di un possibile libro. Sì, però è un desiderio lontano da quello che avevo quando scrissi, poteva andare peggio, perché nell'altro sentivo tutta la difficoltà di questa impresa, tutta la difficoltà di tirar fuori. Poi a un certo momento ho anche scelto la conclusione, per cui oggi molto spesso trovo amici, cineasti, eccetera, che mi chiedono almeno di fare un riassunto cinematografico. Devo dire che sono reticente a rimettere le mani, a passeggiare attorno a cose. Beh, però tu sei stato un grande testimone. Lo dicono. Lo dicono. E come ti appare il mondo oggi? Il mondo, non esiste il mondo, Diciamo il mondo come l'oggi. l'oggi ti appare tragico, cioè la distruzione della città europea, compiuta con cieca leggerezza da classi dirigenti ormai prive di responsabilità, ha creato una situazione di giorno in giorno peggiore. Io sono stato un propugnatore dell'Europa con Spinelli. Oggi è un tentativo di mantenere in piedi un'idea dell'Europa tutta economica, che non riesce ad avere una presa, un convincimento. D'altra parte so che non ci sono altre strade e che può anche finire molto male, nel senso che queste formazioni neofasciste, neo anti-europee, che possono prevalere. Tu hai visto nascere e tramontare dittature, nascere e tramontare ideologie che sembravano eterne. Continui ad avere fiducia nell'uomo? Fondamentalmente sì. Oggi nell'uomo singolo. Ma ho sempre pensato che l'uomo singolo può benissimo creare dei monumenti, che certe grandi cose sono state fatte o iniziate da uomini singoli. Questo lascia lo spazio a una speranza. Certo che non puoi prevedere, insomma, non riusciamo a prevedere, amen, ma se riuscissimo almeno a capire cosa si sta muovendo. Il pensiero della morte quanto è presente nella tua vita? Devo dire che, a parte la malattia, il peso della malattia, i dolori della malattia, io non ho paura. Tu che pensi? Che tutto si esaurisca nella vita che uno vive o che ci possa essere un principio superiore? Io sono fondamentalmente ateo. Penso che l'uomo tema la propria fine e sia disperato di fronte ad essa. E non riuscendo a trovare a pagamento in un'etica combattuta ma attuale, si rifugi nell'idea dell'aldilà, che è un'idea comprensibile, anche emotivamente importante, e può avere anche
un peso etico importante, però per chi come me colloca le sue cose in un universo più pascaliano, questo non vale. Mario, abbiamo finito. Bene.